Durante gli scavi del 1949, Antonio Ferrua, professore emerito al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, fermò un operaio che trasportava dei detriti su una carriola e, colpito da un pezzo di intonaco su cui erano presenti delle iscrizioni, decise di prenderlo e portarselo a casa. Lì rimase per molto tempo finché fu di nuovo portato in Vaticano. Ferrua lo aveva fatto per salvare il reperto dal macero. Pio XII affidò all'epigrafista Margherita Guarducci il compito di studiare i graffiti sul muro G, che delimitava la zona intorno all'oculo, e quel pezzo di intonaco giunse nelle mani della Guarducci, che vi trovò tracce di colore rosso, accorgendosi poi che si adattava perfettamente a uno spazio sul muro rosso, per cui comprese che doveva essere caduto da lì. Oltre a questo, rilevò 7 lettere greche che sembravano evidenziare l'iscrizione Petros Eni, che l'archeologo volle interpretare Pietro è qui, e provenendo dal muro rosso, l'archeologa si convinse di aver trovato la prova definitiva. Per lei Pietro era sepolto lì. Tuttavia le ossa di Pietro non erano state trovate. La Guarducci, investita di una responsabilità immane, cominciò a interrogare tutti coloro che avevano preso parte allo scavo. Si scoprì che Monsignor Caas, dopo l'orario di chiusura degli scavi, raccoglieva i frammenti ossei e li metteva in contenitori mal catalogati all'interno delle grotte vaticane. La Guarducci riuscì a trovarne uno che nel cartellino indicava la provenienza dall'oculo del muro rosso. Era a terra, separato dalle altre casse di materiali. Aprendolo, rilevò la presenza di intonaco dipinto di rosso e di minuti campioni di tessuto rossastro intessuto con fili d'oro. I test sulle ossa durarono 10 anni, sino al 1963, e confermarono che si trattava di un unico individuo, maschio, vissuto circa 2000 anni fa. Uno scheletro quasi completo, mancavano solo le ossa dei piedi, un elemento che sembrò giocare a favore della tesi della crocifissione inversa di Pietro a Roma, come affermava la tradizione. Inoltre, alcuni dei frammenti ossei presentavano tracce di colorazione rossastra e quindi confermarono il contatto con la stoffa rossa per un tempo molto lungo. Gli esami chimici determinarono che si trattava di una colorazione ottenuta mediante tinta di murice e che l'oro era autentico. In pratica, le ossa di quell'uomo erano state avvolte in un tessuto regale di porpora e oro. L'esame petrografico del terriccio confermò che i reperti provenivano dalla stessa area del muro rosso. Il 28 giugno 1968 fu dato l'annuncio ufficiale al mondo da parte di Paolo VI. Le ossa ritrovate furono posizionate in 19 contenitori stagni di plexiglass e riposte dove Costantino le aveva sepolte 16 secoli prima. Tra gli specialisti che lavoravano al progetto, Kirschbaum fu però di parere contrario a quello del Papa e della Guarducci. Lo sostenne in più occasioni, sostenuto in questo da altri esperti, che nell'iscrizione Petros Eni lessero Pietro Manca, altri vi lessero Petronius, identificando un ricco cristiano sepolto con gli onori del caso, altri esperti lessero addirittura Pietro non è qui. Gli specialisti non si trovarono d'accordo nemmeno sulla cosiddetta crittografia mistica, che la Guarducci riteneva di avere scoperto tra i graffiti del muro G. Secondo lei si trattava di una scrittura segreta con cui i cristiani volevano lasciare messaggi di auguri di vita eterna ai loro defunti. Questa era una tecnica utilizzata dai pagani, ma non si era mai vista tra i cristiani, e le argomentazioni dell'archeologa non convinsero gli altri membri del team. I resti ossei e la loro interpretazione diedero origine a una diatriba che continuò fino alla morte tra l'epigrafista Margherita Guarducci e Antonio Ferrua, che contrastava con veemenza l'ipotesi dell'archeologa secondo la quale le ossa nel drappo appartenessero a Pietro. Ferrua era archeologo di fama molto rispettato non solo in ambito cattolico. In 2 articoli apparsi sulla rivista gesuita La Civiltà Cattolica si era espresso in maniera piuttosto critica e affermò più volte di non aver potuto pubblicare tutte le informazioni in suo possesso, le quali avrebbero demolito la tesi del ritrovamento delle ossa di Pietro sotto l'altare della confessione.
Ferrua morì nel 2003 a 103 anni e portò avanti fino alla fine una battaglia personale di coscienza contro le tesi di Margherita Guarducci, ma senza risultati. In definitiva, la scoperta della tomba di Pietro non aveva solide basi da un punto di vista archeologico o scientifico e i dissidi interni tra gli studiosi discordi sulle conclusioni della Guarducci furono semplicemente zittiti dall'annuncio papale del ritrovamento delle ossa di Pietro. Ci furono indagini ufficiali, udienze, colloqui per appurare la verità, ma non si venne a capo di nulla, o meglio, il Vaticano preferì non ascoltare Ferrua e altri specialisti. La Santa Sede, nonostante i tanti pareri contrari, voleva ad ogni costo legittimare la sepoltura di Pietro sotto la Basilica e forzò la mano alla Guarducci. Infine, Papa Paolo VI decretò che si trattava delle ossa di Pietro, ufficializzandolo con l'udienza del 26 giugno 1968. Ma le ombre si addensavano sui risultati delle indagini archeologiche. Infine, Margherita Guarducci, nelle sue memorie, riferì di essere stata tradita e abbandonata dal Vaticano, ma mantenne le sue posizioni riguardo agli scavi fino alla morte nel 1997. In questo puzzle così complesso ci si è basati sulla tradizionale credenza, che risale almeno al 300 d.C., secondo cui le ossa dell'apostolo Pietro erano oggetto di venerazione già prima dell'epoca costantiniana. Le fonti che permettono la ricostruzione topografica sono i testi di Eusebio di Cesarea, di Tacito e di Plinio e il Liber Pontificalis, una raccolta di notizie biografiche sui pontefici, che offre notizie particolareggiate, ma a volte difficili da confermare per la mancanza di ulteriori fonti. Va detto che queste tradizioni si svilupparono di pari passo col culto delle reliquie, che erano fondamentali per affermare la superiorità di una sede ecclesiastica, e spesso si veneravano reliquie false. Ma c'è un'altra fonte, considerata dagli storici accurata e degna di fiducia, che costituisce la base della fede cristiana ed ebraica, che stranamente non fu consultata in questo caso. La motivazione è semplice e chiara. Essa raccontava una storia diversa da quella della secolare tradizione della Chiesa di Roma riguardo alla presenza di Pietro a Roma. La fonte in questione è la Bibbia. Le scritture greche affermano che mentre Paolo fu inviato come missionario ai pagani incirconcisi e quindi a Roma, Pietro fu invece inviato dagli anziani di Gerusalemme nell'area orientale del mondo conosciuto ai circoncisi ebrei, tra cui la Samaria e l'area di Babilonia. Qualcuno ha voluto vedere nell'indicazione Babilonia la città di Roma per indicare che egli si trovava là. Si tratta di un'affermazione senza basi, perché Pietro fu in effetti inviato anche a Babilonia, dove esisteva una fiorente comunità giudaica. Tra l'altro, Paolo, verso il 56 d.C., scrive salutando una trentina tra i cristiani di Roma, ma non menziona Pietro. Più avanti scrisse da Roma 6 lettere, tutte molto importanti, e anche durante le persecuzioni più infuocate di Nerone, e non menziona neppure una volta Pietro, che invece viene chiaramente descritto in altri momenti, quando i due si incontrarono in altre città, come Antiochia. Il resoconto storico di Atti menziona l'arrivo di Paolo a Roma al mercato di Appio e alle tre taverne, dove si incontrò con i fratelli cristiani, ma Pietro non c'era. Quindi le scritture greche e cristiane affermano chiaramente che Paolo operò a Roma, ma Pietro non vi giunse mai perché fu mandato a predicare come missionario nell'area medio orientale. Sembrerebbe tutto chiaro. Le ossa sepolte nelle casse di plexiglass nelle grotte vaticane non sono quelle di Pietro. Ma allora, dove sono? E a chi appartengono quelle ossa ritrovate? Un ulteriore colpo di scena in questo thriller archeologico ebbe luogo nel 1953, quando nel sepolcreto del Dominus Flevit a Gerusalemme si scoprì una serie di ossari con i nomi menzionati nei Vangeli, Marta, Maria, Lazzaro e altri, ma soprattutto uno con un'epigrafe in aramaico, Shimon bar Iona, l'antico nome di Pietro, Simone, figlio di Giona.